وكثير احنا مبسوطين انا وام محمد انه احنا بنات كل يوم Voglio ricordare anche un'altra cosa, che noi, io e Emma Muhammad siamo molto felici di essere fra di voi oggi, perché questa attività che state facendo ogni anno, quello che abbiamo visto, l'attività, il sostegno, le varie iniziative che fate, queste ci danno un coraggio enorme, che io quando tornerò a Beirut parlerò e spiegherò che questo ci dà anche la volontà di continuare la nostra lotta, che continuiamo lo stesso, ma questo ci dà più adrenalina per continuare nella nostra lotta. Se voglio parlare, parlo semplicemente, io sono nata a Beirut, ma sono da un piccolo villaggio vicino a Haifa, nel nord della Palestina, che si chiama? Yajur. Io sono nata nel 54, quindi a ridosso della Nakba. Quindi i miei genitori che erano usciti, o i miei nonni che erano usciti dalla Palestina, ci hanno raccontato, loro vivevano la Palestina con la loro anima, perché i loro corpi erano fuori dalla Palestina. Ma noi che siamo nati fuori, vicino alla Palestina, in Libano, ma stiamo vivendo quella situazione corpo e anima insieme, perché i nostri genitori ci hanno raccontato nei dettagli dei nostri casi, dei nostri vicinanze, i nostri villaggi, come erano fatti, e noi viviamo quel sogno del ritorno, nel senso che l'abbiamo, lo stiamo facendo tutti i giorni, insegnandolo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri prenipoti anche, perché la storia della verità palestinese deve uscire fuori e noi continueremo a raccontarla, perché vogliamo un giorno poter vivere, se non noi, ma almeno i nostri figli, i nostri nipoti possono tornare a vivere nelle case loro in Palestina. Noi nella nostra associazione Beit Atfal Al-Sumud, uno degli obiettivi nostri è raccontare la storia, trasmettere la storia ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, ai giovani, perché questo racconto dobbiamo insegnarlo anche a loro. I nostri centri che sono suddivisi in tutti i campi profughi palestinesi, sono quasi 12 centri. Lavoriamo su questo. Il bambino, quando impara a colorare, deve imparare a colorare la prima cosa, il colore della bandiera palestinese. Quando deve cantare, deve imparare a cantare le canzoni della Palestina. Ero molto contenta quando ho sentito questo gruppo che cantava Wena Aramallah, perché la cantano giovani palestinesi insieme agli italiani, perché dobbiamo insegnarli. Nei nostri centri cuciniamo la cucina palestinese, perché il ragazzo o gli ospiti che vengono da noi devono assaggiare i nostri piatti, vedere la nostra cultura di vita quotidiana, e questo è il lavoro più grande che stiamo facendo della nostra associazione. Noi speriamo, perché noi palestinesi della diaspora, del rifugio, dei rifugiati e palestinesi in Palestina siamo un popolo solo, sono un cuore solo, abbiamo lo stesso obiettivo, la stessa storia, e noi vogliamo che un giorno il mondo capirà che l'ingiustizia che è capitata al popolo palestinese venga tolta, questa ingiustizia, e ci sarà una giustizia che dà al popolo palestinese tutti i suoi diritti. E noi, per dimostrare quanto è difficile e duro anche essere considerato rifugiato, essere rifugiato, basta guardare la situazione in Libano, sono 53 professioni e mestieri in cui i palestinesi non possono esercitare in Libano. Ne abbiamo nei campi profughi ragazzi laureati con eccellenza, ma non possono lavorare, rimangono sempre disoccupati al margine della società. Essere rifugiati è una grande ferita, profonda ferita, che ci porta a continuare sempre portandola, e questa ferita non si chiude. Non si chiude finché non abbiamo i nostri diritti sulla nostra terra e vivendo insieme alla nostra gente. Vi dicevo prima che io sono di quelli nati all'addosso della Nakba, e mi ricordo ancora le parole di mio nonno quando mi descriveva la nostra città, il nostro piccolo villaggio in cui vivevamo, quando lui parlava della montagna e ci raccontava, descriveva questo villaggio,
Io da ragazzina volavo nell'immaginazione, il monte, che è il Monte Carmel, che è uno dei monti che sempre vede tutto l'anno, il mare che desta solo 15 minuti a piedi, o parlare anche del verde e del fiume al Maktam che attraversa questo piccolo villaggio. Sono tutte cose bellissime a sognarle, a viverle anche nel nostro immaginario, mentre adesso noi palestinesi che viviamo in Libano, viviamo nei campi profughi, dove non c'è più niente di questo, è un'altra vita completamente differente di quella che hanno vissuto i nostri. Noi vogliamo quel sogno che ci hanno trapiantato nei nostri cervelli, nelle nostre anime, che sia realtà e possiamo tornare alle nostre case. Aia dice che noi nelle nostre vite del campo noi diamo più attenzione ai ragazzi, ai bambini, praticamente quando vanno all'asilo nido. Ci sono tante asili nidi in tutti i campi profughi dove cerchiamo di sviluppare dentro questo bambino appena 3-4 anni le cose essenziali, le sue capacità, insomma, i suoi orientamenti. Cerchiamo di darlo tutto l'amore possibile, perché anche dentro casa, con tutti i problemi che ci stanno nel campo, forse lo trova un po' meno, ma nella scuola, nell'asilo nido, deve trovare l'amore più grande, perché noi ci teniamo molto anche all'insegnamento, all'educazione dei nostri figli, perché educare un ragazzo palestinese e mandarlo all'università è un'arma importante per i palestinesi per affrontare la vita e affrontare anche le questioni politiche di liberazione, eccetera, eccetera. Per questo diamo tutta questa importanza all'educazione. C'è l'UNRWA, ma le scuole dell'UNRWA sono piene di problemi, per vari motivi, dell'UNRWA stessa, sia di economici che ci sta affrontando l'UNRWA, sia anche per modo di educare e insegnare questi bambini, questi ragazzi. Noi cerchiamo di dargli il massimo che possiamo dare nei nostri limiti, perché tramite le varie ONG che lavorano con i profughi cerchiamo di indirizzare anche un'educazione che sia patriottica più che altro. Se noi guardiamo anche tanti di voi sono venuti in Libano, hanno visto i campi profughi, basta prendere un esempio, Shatila come dimensioni, superficie 1 km² era già nel 49 quando è stato costruito il campo, ma conteneva 3.000 persone, 3.000 rifugiati. Attualmente ci sono 24.000 nello stesso spazio, che c'è una crescita orizzontale di palazzi in su, senza nessun piano urbanistico, con tutto quello che può creare anche alla vita dentro il campo. Ora anche con la nuova ondata di migrazione di qualche anno fa dei rifugiati palestinesi dalla Siria, quindi si è triplicata la maggior parte dei campi e lo spazio stesso non basta più. C'è anche la vita della corrente elettrica, perché dal governo libanese arriva per poche ore, e il resto dobbiamo prendere tramite varie generazioni, generatori elettrici che vengono installati in varie zone del campo, che questi funzionano a gasolio. Il gasolio sta buttando in aria tanti di quei fattori nocivi alla salute dei nostri figli che respirano questo tutti i giorni, oltre all'ambiente stesso, insomma, c'è anche l'inquinamento da parte di vari meccanismi che ci costringono a farlo. Poi c'è la disoccupazione, mancanza di lavoro. E noi cosa facciamo nella nostra associazione Beit Atfal Al-Sumud? Non per risolvere i problemi, ma per alleviare il dolore di questi problemi, e cerchiamo di farlo nel modo quanto ne possiamo fare. Già che si chiama Beit, Beit significa casa, casa significa sicurezza, stabilità per la gente che vive. Se è la casa dei bambini, dei figli di resistente, e quindi dovrebbe essere la casa che gli dà più protezione, gli dà più pace anche interno. Quindi cerchiamo nel nostro lavoro di essere disponibili a tutti nei limiti in cui abbiamo. Non risolviamo tutti i problemi, ma cerchiamo di alleviare almeno questi problemi, farli più accettabili o meno dolorosi di quelli che sono. Hassaba, è la madre di Muhammad al-Qadi. ب 17 ايلول يوم الجمعه نحن
e lei è una delle vittime, delle madri vittime del massacro di Sabra Chatila. Dice il 17 settembre del 1982, e quando ci hanno chiamato dice potete tornare alle case vostre, noi siamo messi in marcia cercando di tornare nelle nostre case a Chatila, e c'era un gruppo di israeliani che ci hanno costretto a dimostrare anche le nostre, i nostri documenti di entrare al campo. Io avevo due figli, mio figlio il più grande aveva 19 anni e l'altro figlio aveva 16 anni, ci hanno portato via, ci hanno portato all'incrocio di Chatila. Hanno portato i ragazzi, l'hanno messi al muro, e alle madri e alle donne hanno detto andate alla città sportiva che sta vicino al campo. Lei con i suoi figli più piccoli è andata alla città sportiva. Ci hanno lasciato fino alle 7 di sera. E voi non tornate più a casa vostra, ma andate a un altro quartiere che si chiama Fakhani. Quindi siamo andati direttamente sull'incrocio di Kola, chi conosce Beirut lo riesce a individuarlo. Quando noi abbiamo fatto quell'altra strada di Kola, mentre loro cominciavano a bombardare la zona di Fakhani. C'è una palazzina, io con i miei figli più piccoli abbiamo dormito là. E il giorno dopo la mattina siamo usciti alla ricerca dei giovani, quelli che sono stati presi da loro. Siamo andati dagli israeliani che occupavano vicino all'ambasciata del Kuwait. E abbiamo detto dove stanno i giovani, loro ci hanno risposto Bruha Ad-Damar and Abu Ammar, cioè danno alla distruzione insieme a Arafat. Mentre stavamo parlando con loro è venuta una signora piangendo, dice venite giù al campo a riconoscere i cadaveri, i morti che ci stanno giù. Quando sono andato lì fra i cumuli di cadaveri ho visto di tutto. Bambini senza testa, anziani squarciati in due, donne massacrate in tutti i modi, insomma, cercando a vedere qualcuno dei miei familiari, dei miei figli, non ho trovato nessuno, sono cominciato a girare nel campo finché non mi sono caduta e senza conoscenza. Alla fine abbiamo trovato della mia famiglia 15 persone trucidate e entrando in casa abbiamo trovato anche il mio genero e un altro massacrati nel corridoio entrando nel campo. Per questo sono andato dopo a lavorare nel Beit al-Fal al-Sumud, perché i miei piccoli figlioli dovevano dare il sostegno dopo. Ho cominciato a cucinare per i bambini, per i ragazzi. Ho lavorato 18 anni al Beit al-Fal al-Sumud. Mi hanno aiutato, hanno adottato i miei figli. E adesso,
المؤسسة. Adesso che non posso più continuare a lavorare per motivi vari, ho lasciato la associazione. Dal dolore all'anca, ai piedi, insomma, acciacche della vita.